ogni mese arriva puntuale l'appuntamento con Market Star, la view dei mercati con gli analisti di Morningstar Italy, naturalmente con il quale il nostro programma facciamo un po' il bilancio delle notizie principali che ci hanno accompagnato nell'ultimo mese. Appuntamento come sempre il primo mercoledì di ogni mese, e devo dire che per questa puntata, insomma, le notizie non mancano, sicuramente non mancano mai, però rispetto ad altri sarà un approfondimento molto più ricco, quindi aspettiamo sempre i vostri messaggi per aggiungere dei tasselli che magari mettiamo in modo più marginale sul tavolo. Cercheremo di non farlo e cercheremo soprattutto di partire dalla notizia di queste ore, cioè la crisi di governo, o meglio la crisi di governo non è delle ultime ore, ma l'ipotesi di Mario Draghi a Palazzo Chigi con un governo di unità nazionale. L'appello che ha fatto Mattarella è proprio questo: attenzione, bisogna fare le cose velocemente, non possiamo perdere tempo, soprattutto per la crisi pandemica, sanitaria, economica del coronavirus, e quindi questa è l'ipotesi più importante che sul tavolo, insomma, viene messa, cioè l'ipotesi di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Ma comunque, questa è solo una delle informazioni che vi daremo anche in questo spazio. Sara Silano, Morningstar Italy, ben trovata con noi sulle fonti TV. Buongiorno a tutti voi. Allora, Sara, ti devo dire la verità, io sto raccogliendo un po' di opinioni dei nostri telespettatori, ossia governo tecnico o governo politico, bisogna andare al voto, quindi ridare la parola al popolo, oppure affidarsi all'esperienza di un uomo come Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo. La maggior parte, se dovessi proprio, come dire, contare, no, i messaggi a favore o a sfavore di Draghi, che poi non è tanto a favore o sfavore di Draghi, ma a favore o sfavore di un governo tecnico, perché di quello stiamo parlando, istituzionale, diciamo che sono più quelli che non lo vogliono il governo tecnico, che vorrebbero tornare al voto, anche se qualcuno invece sostiene che Draghi potrebbe essere la soluzione giusta. Partiamo da qui anche con te, in questo momento che cosa bisogna osservare nel dettaglio? Infatti io mi soffermerei sulle cose importanti che dobbiamo guardare, e chiaramente io parlo dal punto di vista economico-finanziario. L'instabilità politica rappresenta veramente un rischio per la gestione della pandemia e per l'implementazione del recovery plan. Una maggioranza più debole, meno coesa, senza un'agenda chiara, può di fatto minare le capacità di un governo di raggiungere gli obiettivi che sono per noi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi la possibilità, e questa è la cosa importante, di uscire da questa grave crisi economica in cui ci troviamo. Invece, al contrario, una maggioranza coesa, stabile, è proprio strumentale alla gestione della pandemia, alla realizzazione di riforme e quindi anche del recovery plan. Questi sono, secondo me, i fattori fondamentali, perché comunque l'Italia esce da anni di crescita economica debole, non anemica, e quindi non partivamo da una situazione forte, e il fatto di non avere la possibilità di implementare le riforme e quindi di rimettere in piedi l'economia, perché appunto ci sono crisi di governo, oppure si arriva al voto e quindi i tempi si allungherebbero molto, potrebbe essere un grave problema. Una ripresa più lenta, non dimentichiamo, ostacola anche gli obiettivi di ridurre il debito pubblico, che è il nostro grande fardello, e quindi questo poi, guardandolo un po' con gli occhi delle agenzie di rating, potrebbe pesare sul giudizio dell'Italia. Ecco, tu hai toccato un bel tasto, Sara, perché ti ricorderai sicuramente anche tu che in uno dei suoi ultimi interventi, così molto dando la sua idea, insomma, Mario Draghi, senza essere interpellato a livello operativo, aveva detto che l'Italia avrebbe dovuto, insomma, accelerare, no, tutti i processi che avrebbero portato nel minor tempo possibile a un accordo con l'Europa sul recovery fund, eccetera, eccetera, senza troppo badare al debito pubblico. Ti ricordi che aveva detto questa cosa? Assolutamente. Ecco, e infatti anche su questo si erano un po' divisi tutti, dice, ma come? Abbiamo già il debito pubblico alle stelle, e però Draghi aveva chiaramente dato la sua impostazione seguendo questa strada. Ecco, non so se vuoi aggiungere qualcosa, pensi che potrebbe tornare su questo punto, e quindi la sua strategia potrebbe appunto accelerare dei processi mettendo un attimino da parte i dati sul debito pubblico che preoccupano e che comunque preoccuperanno ancora per molto?
Sì, due cose, velocemente. La prima è siamo in una situazione di emergenza, emergenza pandemica, quindi generata da fattori esogeni rispetto a quello che è l'economia o l'industria e il sistema produttivo. Quindi stiamo fronteggiando una situazione di emergenza senza precedenti. Il secondo aspetto è che quello che adesso serve effettivamente è far ripartire l'economia. La riduzione del debito è un obiettivo forse che diventa più di medio termine e che sarà frutto proprio di una forte ripresa economica. Quindi non lo dobbiamo leggere come politiche forse monetarie restrittive o politiche fiscali restrittive, ma proprio in un'ottica di se c'è la ripresa economica, allora possiamo andare anche ad attaccare questo elevato debito pubblico. Ok Sara, allora poi naturalmente se dovessero arrivare messaggi ci torniamo, ma insomma più o meno l'idea dei nostri telespettatori è quella di tornare al voto, però se arrivano altre riflessioni torniamo sul discorso Draghi, ma partiamo con il nostro market view, proprio il nostro bilancio del mese appena trascorso sui mercati. I mercati azionari globali, come sono partiti a gennaio? Con il piede giusto o c'è qualcosa da mettere in evidenza? C'è stata una partenza a rallentatore. L'indice Morningstar azionario globale ha chiuso il mese a più 0,35, quindi molto debole. Wall Street è intorno alla parità, l'Europa addirittura è stata negativa. Chi è partito col piede giusto? La Cina, con un indice azionario che ha guadagnato il 7,8%, e questo sicuramente ha destato l'attenzione perché ha trascinato in rialzo tutta l'area asiatica e anche i paesi emergenti. Oggi, se guardiamo alle valutazioni di per sé, i mercati azionari asiatici ci appaiono piuttosto sopravvalutati, ma lo sono anche gli Stati Uniti. E se infatti vogliamo parlare di aree dove le valutazioni sono più interessanti, secondo le nostre analisi, dobbiamo parlare di Europa, dobbiamo parlare di Italia, Spagna e anche Regno Unito. Gli investitori però devono anche tenere presente un'altra cosa, che siamo nei primi 100 giorni dell'amministrazione Biden, e quindi i primi 100 giorni sono un po' un periodo simbolico di riferimento per misurare il successo delle sue politiche, e tra queste c'è sicuramente il discorso politica estera, rapporti con la Cina. Non ci si aspetta un grande cambiamento da questo punto di vista, ma la cosa positiva potrebbe essere che le relazioni diventeranno più prevedibili rispetto a quello che è stata l'era Trump. Ok, ecco, poi vabbè, l'Italia che fa i conti, a parte con la pandemia, come hai detto tu, infatti non a caso il futuro Presidente del Consiglio, in questo caso l'ipotesi Draghi, dovrebbe mettere in agenda come priorità la risoluzione proprio di quello che ancora non ha avuto soluzione, cioè nella crisi pandemica ed economica, oltre al Recovery Fund. E chiaramente possiamo confermare che se non si dovesse risolvere nel breve tempo possibile, la crisi pandemica potrebbe portare, ulteriori dati negativi e quindi potrebbe aggravare una situazione che già è traballante, Sara, no? Assolutamente, ma facciamo attenzione, ecco, oggi tutti i governi nazionali stanno lavorando un po' per avere poi accesso ai Sì. fondi del Next Generation EU, e qui i fattori fondamentali di successo, dicono i ricercatori, cioè sono la qualità dei progetti, la capacità di implementarli e come allocare le risorse che l'Unione Europea mette a disposizione. Questi tre aspetti determineranno l'efficacia di tutti gli interventi, non solo in Europa, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Bisogna però tenere presente che i paesi del Sud Europa, Italia compresa, forse sono quelli che più hanno bisogno di questo tipo di interventi, perché non dimentichiamocelo, noi abbiamo avuto una crisi del debito sovrano nel 2011, politiche fiscali più restrittive, e a farne le spese sono stati proprio gli investimenti pubblici. Invece oggi gli investimenti pubblici potrebbero essere utili per far ripartire la crescita. Cosa potrebbe accadere in realtà? Che i governi potrebbero essere tentati a finanziarsi sui mercati, quindi in forme diverse, dato che comunque, ammettiamo, i tassi sono bassi o negativi, e quindi in questo modo aggirare il problema di fare riforme strutturali. Però effettivamente dobbiamo fare attenzione perché questa strada potrebbe essere pericolosa poi in Certo, futuro. assolutamente. Allora, l'ho già citato prima, anche l'altra questione, insomma,
centralissima. Io vorrei usare anche una parola più grossa, però insomma, centralissima è quella del Recovery Fund, quindi tutti i progetti, i paesi, i governi nazionali che stanno lavorando proprio alla presentazione dei loro piani all'Unione Europea per avere accesso ai fondi. È una strada ancora un po' in salita, mi permetto di dire, soprattutto per l'Italia, ma mi piacerebbe capire con te quali potrebbero essere i fattori chiavi per avere successo in queste trattative che poi aprono davvero spiragli importanti per tutti i paesi. Assolutamente, sì, i temi chiave sono allocazione delle risorse, qualità di nuovi progetti, capacità di realizzarli, queste sono sicuramente le tematiche chiave. Non dimentichiamo comunque, che il termine Next Generation EU ci riporta anche a futuro e anche quindi a come si lega molto al fatto di rendere sostenibile la futura crescita economica e quindi questo significa attenzione all'ambiente. Su queste tematiche qua l'Europa è stata più a livello internazionale, oggi ci arrivano messaggi positivi anche dagli Stati Uniti, quindi possiamo attenderci che ad esempio su politiche ambientali ci saranno dei passi in avanti più rapidi in futuro, però è un aspetto importante così come la digitalizzazione, la riduzione delle disuguaglianze, quindi pensare al futuro bisogna pensare a un futuro che non è un ritorno al passato, ma che sarà qualcosa di più sostenibile. Ecco, altro tema, guarda, Sara, ve ne voglio parlare anche con te perché ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, il caso GameStop. Si è detto, se ne sono dette tante intorno a quello che è successo e quindi soprattutto in virtù di eventi simili che potrebbero succedere, è bene sottolineare ancora una volta ciò che è accaduto. Però la domanda che ti voglio fare io è questa, perché investire non è un gioco? Perché poi con voi parliamo sempre dell'importanza degli investimenti, ma soprattutto della consapevolezza rispetto agli investimenti. Io infatti sarei molto curiosa di sapere cosa molti investitori hanno provato nel vedere il caso GameStop. Io personalmente ho provato una certa preoccupazione perché in quello che è successo non c'è stato nulla che si può spiegare dal punto di vista del valore della società o dal punto di vista razionale e effetto di speculazione su quello che un gruppo di individui ha deciso di fare. E investire secondo me non significa tirare a indovinare su quale sarà il bersaglio prossimo di un gruppo di investitori sui social. Probabilmente questo sarebbe più giusto chiamarlo scommesse, come giocare al casino oppure fare delle scommesse sportive. La speculazione può essere divertimento, ci può essere anche dedicato una parte del proprio portafoglio se questa è una cosa che piace, ma assolutamente non è investimento. L'investimento in effetti richiede una prospettiva più di lungo termine, richiede guardare alle valutazioni, una certa razionalità nelle scelte che si fanno, richiede la capacità di anche diversificare proprio per far fronte poi a quando si verificano queste situazioni. Difficilmente, ad esempio, le speculazioni riguardano titoli poco liquidi o a larga capitalizzazione. Ecco, quindi questo forse è quello che non dobbiamo, forse siamo un po' tutti perdenti di fronte a questo caso. Ok, quindi insomma attenzione, soprattutto quando si parla di investimenti, così almeno ho l'assist per la prossima domanda, quali sono gli errori più frequenti, che vengono commessi da chi investe? Investire con successo richiede la capacità di identificare e superare anche pregiudizi psicologici e questo non riguarda solo gli errori comuni che possono essere anticipare il mercato, inseguire rendimenti a breve termine, non diversificare abbastanza, ma ci sono anche altri errori che si possono fare. Ad esempio, compro un prodotto complesso perché sicuramente se è complesso mi darà un maggior rendimento, oppure compro un prodotto costoso perché se costa di più vuol dire che rende di più. Tutti questi sono errori effettivamente che molti fanno, ma che sono errori negli investimenti e possono anche costare caro. E attenzione anche ad avere troppa liquidità in portafoglio, perché anche in questo caso si rinuncia a potenziali rendimenti maggiori. Assolutamente sì. Allora, parliamo adesso
entrando un po' più nel dettaglio anche di tutte le cose che affrontiamo insieme a voi ogni mese, l'industria dei fondi ha, mi pare di aver capito, Sara, però confermamelo tu, ha superato lo shock da coronavirus, possiamo definirlo così. Quali sono i numeri chiave del 2020? Facciamo un bilancio da questo punto di vista. Il 2020 è stato un anno positivo per l'industria dei fondi, nonostante il primo trimestre di forti deflussi causati proprio dai timori generati dalla pandemia. Tra i protagonisti ci sono stati sicuramente i fondi sostenibili, che hanno mostrato ancora più resistenza di quelli tradizionali. Pensate che i flussi sono stati in Europa 5 volte superiori rispetto a 3 anni fa, e il patrimonio in Europa ha superato i 1.000 miliardi di dollari. Quindi l'Europa si conferma capofila in questo tipo di investimenti. A livello più generale, gli azionari sono stati un asset class molto popolare, mentre ad esempio nel 2019 lo erano stati gli obbligazionari. E ultimo dato importante, l'industria delle strategie passive degli ETF, che continua a guadagnare terreno. Ok, tanto stiamo guardando anche un grafico che ha riassunto quello che dici e tra i protagonisti del 2020, anche questo è un tema che abbiamo portato avanti lungo tutto l'anno scorso e che suppongo verrà portato avanti ancora di più quest'anno, ci sono gli ETF tematici. Perché ne abbiamo parlato tanto? Perché abbiamo più volte riscontrato un successo sempre più crescente. Quali sono le ragioni, Sara? Sono veramente grandi vincitori del 2020, in un anno turbolento e caratterizzato da volatilità dei mercati, da crisi economica. Hanno attratto una somma record di 9,5 miliardi di euro, il patrimonio più che raddoppiato, quindi i numeri sono importanti. Sicuramente le performance hanno aiutato, 33 su 36 di questi strumenti hanno addirittura battuto l'indice azionario globale, cresce l'attenzione per le tematiche ambientali, e questa è un'altra ragione. E poi è aumentata l'offerta, quindi c'è sicuramente più possibilità di scegliere, e gli investitori quindi sono attratti anche da questa possibilità. Ecco, e quindi se dovessimo, sicuramente i vincitori, come hai detto tu, sono gli ETF tematici. Peraltro poi nella seconda parte, tra poco, della nostra puntata parleremo proprio di temi come l'ambiente, diversità, equità, inclusione, che diventeranno sempre più centrali. Però appunto, quali sono state le migliori tipologie di fondi azionari nel 2020? E proprio qui dobbiamo richiamare l'ambiente. Gli azionari di energie alternative sono stati quelli che hanno avuto mediamente rendimenti superiori, quindi stiamo parlando di tutto quel settore che comprende l'eolico, il solare, l'idroelettrico, quindi energie nuove rispetto al petrolio, che invece poi è stato forse il grande perdente l'anno scorso, ma anche ovviamente i fondi tecnologici, e questo è frutto dei cambiamenti che sono avvenuti nei nostri stili di vita e nel nostro modo di vivere. Per effetto proprio della pandemia, quindi smart working, quindi commercio elettronico e tutte questa serie di attività, ma anche sicurezza informatica, e quindi il settore tecnologia è l'altro grande vincitore. E poi anche la Cina. La Cina è stata protagonista, è partita la pandemia dalla Cina, ma poi è ripartita l'economia cinese e anche i mercati, e quindi i fondi ne hanno beneficiato. Ecco, invece le categorie di fondi che hanno sofferto di più, così le mettiamo anche a confronto. E gli azionari energia sono stati mediamente i peggiori in termini di performance nel 2020. Per il petrolio, lo sappiamo, è stato un anno senza precedenti, nel senso che addirittura le quotazioni in una fase sono arrivate in territorio negativo, ma anche l'America Latina ha sofferto molto. L'America Latina è stata duramente colpita dalla pandemia, in più c'è l'esposizione al settore petrolifero che non ha aiutato, e quindi questa è stata un'altra area critica. E se invece guardiamo più all'Europa, sicuramente per gli investitori in euro è stato un anno pessimo, se hanno deciso di puntare sulla borsa di Londra, sul Regno Unito, e qui ci potremmo ricollegare effettivamente al discorso di Brexit, e di cui probabilmente continueremo a parlare anche nel corso di quest'anno. Esatto, beh sì, assolutamente, anche perché poi nel corso di quest'anno vedremo le cose concrete, no? Prima abbiamo solo, ci siamo sempre mossi un po' tra una sorta di soap opera. Invece, tra gli obbligazionari, chi ha vinto, Sara?
È interessante guardare come gli obbligazionari convertibili, che hanno una natura un po' mista, perché appunto c'è la possibilità poi di essere convertiti in azioni, siano stati migliori, ma questo si spiega con il fatto che effettivamente i fondi azionari e comunque l'equity in generale è stato grande protagonista nel 2020. Quindi gli obbligazionari convertibili hanno prima subito lo shock di marzo, ma dopo si sono ripresi e si sono appunto confermati come i migliori. Tra gli strumenti governativi, invece, sicuramente i rendimenti sono stati più contenuti, così come lo sono stati per i corporate bond, e questo lo spiega un po' le conseguenze economiche del Covid-19, le misure per contenere l'epidemia e la pandemia, e anche appunto le politiche monetarie senza precedenti, proprio per cercare di stimolare la ripresa. Quindi diciamo che gli obbligazionari che hanno vinto sono una categoria forse poco conosciuta, però proprio perché è stata legata all'azionario. Ok, allora, Sara, seconda parte della nostra puntata, che più o meno diventerà sempre un po' la seconda parte dei nostri appuntamenti mensili con Market Star. Lo accennavamo poco fa, focus su argomenti che per forza di cose, e anche perché è giusto che sia così, diventeranno sempre più importanti, cioè diversità, equità e inclusione. È corretto nel senso che, peraltro, Morningstar Italy, insomma, non ha mai nascosto la volontà di aumentare sempre di più la diffusione di informazioni legate a queste tematiche. E, peraltro, avete pubblicato anche un'analisi dell'impatto sociale del Covid-19, perché insomma, la parte sociale non è che. Diciamo che non possiamo prescindere, no, dalla valutazione più sociale di quello che è accaduto. La pandemia sanitaria, economica, ma anche tutto quello che questo ha comportato per le nostre abitudini, quindi con le nostre relazioni verso l'esterno, verso il lavoro, verso le altre persone. Che cosa è emerso? Sì, la pandemia ha amplificato le disuguaglianze, ha penalizzato soprattutto le donne, l'abbiamo visto anche recentemente nei dati italiani sull'occupazione, le minoranze, gli immigrati, e le persone che, diciamo, vivono in povertà. Tre statistiche chiave brevemente. Il primo è quello dei nuovi poveri. Secondo la Banca Mondiale, nel 2020, dopo decenni di progressi costanti nella riduzione delle persone che vivono con meno di 1,9 dollari al giorno, la pandemia oggi può portare a un'inversione anche pesante di tendenza. Il secondo aspetto è l'occupazione, l'impatto economico della pandemia sulle aziende e sull'occupazione è stato forte, e a farne le spese sono state forse i lavori meno qualificati, e probabilmente saranno anche quelli che faranno poi più fatica a riprendersi. E terzo, le disuguaglianze e gap di genere, secondo il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'OCSE hanno avvertito che se non si interverrà in modo forte ci sarà di nuovo un aumento di disuguaglianze in quasi tutti i paesi, e poi mentre i più ricchi si riprenderanno più velocemente, gli altri faranno molta fatica. E soprattutto guardiamo appunto alle donne, e quindi a un divario di genere che dopo anni in cui c'erano stati dei successi può tornare a crescere, e anche qui un passo indietro sarebbe molto pericoloso per l'economia. Eh sì, assolutamente sì. Intanto possiamo anche proprio mettere il nostro titoletto Covid-19 impatto sociale, perché io metterei proprio in evidenza queste cose. E ti chiedo, Sara, in conclusione, proprio anche a completezza di quello che già stavi dicendo nella domanda precedente, quali sono le direttrici lungo cui è aumentata proprio questa dimensione sociale dell'acronimo ESG? Anche questo ormai è entrato a far parte dei nostri temi quotidiani durante la pandemia. Ci sono due direttrici. Una è l'impact investing, cioè investire cercando di ottenere, oltre a un risultato finanziario, anche un risultato sociale importante, e questo sicuramente ha avuto un'accelerazione sia attraverso i fondi comuni tradizionali, ma anche nuove formule, e quindi cercare comunque di lasciare un impatto che sia sociale o ambientale, oltre appunto a garantire un ritorno finanziario, ed è poi quello che lo distingue dalla filantropia.
l'altro aspetto importante è quanto le aziende possono fare nell'incidere sul miglioramento della qualità del lavoro, degli standard lavorativi, eccetera. Teniamo in considerazione che negli Stati Uniti sono già stati realizzati e messi a punto delle sorte di indicatori per misurare come le aziende stanno rispondendo al Covid dal punto di vista sociale. Quindi c'è attenzione su questi fattori e c'è ancora di più perché gli investitori oggi non chiedono solo alle aziende un passo in avanti sull'ambiente, ma lo chiedono anche sul sociale e non solo sulle diversità di genere o i gap salariali, ma anche sul discorso delle minoranze e degli standard lavorativi. Assolutamente, quindi Sara, appunto, come abbiamo detto, diciamo così, da adesso in avanti con le nostre puntate mensili, nella seconda parte della trasmissione ci concentreremo proprio su queste tematiche, anche per capire come vengono recepite, giusto? Assolutamente sì, saremo nel mese di marzo più focalizzati sulle donne, chiaramente, perché l'8 marzo è la Sì. giornata internazionale della donna, quindi diamo una piccola Giusto, anticipazione. giusto, è sempre bello lasciare comprendere qual è l'argomento per dar modo anche di approfondire ulteriormente le questioni. Grazie Sara Silano, grazie a Grazie Morningstar Italy a per questa preziosa collaborazione e al prossimo mese con MarketStar. voi. Grazie a voi. Andiamo in pubblicità, tra poco torniamo subito in diretta sulle fonti TV.